grazie. Ovviamente è un onore per me inaugurare una stagione del genere. Vi ringrazio per la... È un onore per tutti. Diciamo, per un posto del genere così speciale e così anche significativo per il nostro territorio, il programma che io ho scelto questa sera non è un programma casuale, è un programma, come avete potuto sentire, sulla ricerca del suono, sulla ricerca della forma, sulla ricerca anche di suggestioni che non sempre vengono dette. E la ricerca in questo caso ha portato ad un felice risultato dell'Île Joyeuse, dell'Isola Felice, finalmente l'isola ritrovata. Però per chi come me fa questo mestiere, che è quello del musicista, quello del pianista, la ricerca è una cosa che avviene quotidianamente sul pianoforte, la ricerca dell'interpretazione, la ricerca del suono giusto. La ricerca avviene non solo nel caso della musica, ma anche delle persone, perché il mestiere di musicista è un mestiere molto solitario. E quindi quando accadono degli incontri speciali, come quello che è avvenuto con Nazareno Carusi, è un'occasione che non si può assolutamente perdere. Motivo per cui abbiamo pensato di salutarvi questa sera con un brano a quattro mani. Dobbiamo solo recuperare lo spartito. Recuperare lo spartito che non si sa dove è naturalmente. Nel frattempo io dico quando ci invertiamo i ruoli, perché io presento quello che suoneremo, e quello che suoneremo conclude un po' l'arco temporale che abbiamo ascoltato oggi, che è appunto quello fra cavallo fra fine 800 e inizio 900, con un altro enorme compositore di questo periodo, Maurice Ravel, che ovviamente è un compositore straordinario per... difficile da dire, sembra così simile da Debussy, a Debussy eppure è un mondo completamente diverso. Debussy è mare e acqua, invece Ravel per certi aspetti è un orologio svizzero. Comunque quello che per voi suoneremo questa sera è Maman Loi, una suite a quattro mani, e Nazareno raggiungimi. ed è una composizione che Ravel scrisse per le bimbe di una famiglia di suoi amici, per le bimbe, per la bimba e il bimbo, i due bambini piccoli, ed è la pava, c'è la pavana della bella addormentata nel bosco, poi segue Pollicino, poi segue l'imperatrice delle pagode, poi segue l'intrattenimento, la chiacchiera fra la bella e la bestia, e poi segue questo bellissimo giardino delle fate. Sì, un giardino incantato che voglio dire, per me pugliese entrare qui a Bioggia a vedere questi ulivi in salute è stata di particolare ispirazione. Voi dovete sapere che la Stande, cioè la più importante firma dei pianoforti, la più importante fabbrica di pianoforti, la più storica, la più eccezionale fabbrica di pianoforti al mondo, ha realizzato un pianoforte bellissimo con il legno dei pugliesi andati purtroppo a morire per colpa della Zinella, ma rivivendo nel suono di questo strumento che l'imperatrice ha suonato, ricordo una volta proprio dentro un campo di ulivi. Era un'emozione bellissima anche soltanto da vedersi. Questo fa la musica e così tanto la musica si sposa con la ricerca. Buon ascolto.